Ecco, dopo un lungo inseguimento sono riuscito a prendere Gigi. L'abbiamo raggiunto proprio a Frascati, eccoci. Raggiunto Gigi proprio al punto di ristoro di Frascati. Come va Gigi? Ma direi abbiamo fatto la salita dal sinfonone a Frascati, è andata Una abbastanza bella bene, salitella. ci siamo difesi bene, Gigi. Oggi inizia il Giro di Francia. Pronostico di numero uno degli esperti ci vuole. Direi che è una grande manifestazione, la numero uno al mondo per quanto riguarda il ciclismo, il Giro di Francia ha degli ascolti spaventosi, quindi è il terzo avvenimento dopo le Olimpiadi, il campionato mondiale di calcio, c'è cioè il Tour de France. Ci sarà uno scontro frontale emozionante, ma Sarà una sfida a due. una sfida a due, Vingegaard e Pogačar. Do leggermente più favorito Vingegaard perché l'ho visto in queste gare in cui ha partecipato ultimamente, tutte le gare che ha fatto, le piccole gare a tappe, l'ha vinta sempre lui, Stato quindi sempre nei primi ha posti. vinto qualche tappa in più. Pogačar è in fortissima ripresa, quindi lo spettacolo è Viene da un assicurato. infortunio, insomma, però Sì, sai che. no, ma sicuramente sarà grandissimo protagonista, ci sarà lo scontro frontale fino alla penultima tappa. Italiani, Gico. Italiani, credo in Giulio Ciccone perché l'ho visto molto brillante, ha vinto una grande tappa al Giro del Delfinato, non vorrei che fosse il Ciccone dello scorso anno perché hanno fatto rivedere Sì, le sì, sì, sì. tappe, addirittura andava in fuga in salita, poi rimaneva staccato lo scorso anno, quest'anno lo vedo molto pimpante, gioioso dalla moglie, ha Insomma, sposato proprio una settimana prima qualche soddisfazione può arrivare da qualche tappa, insomma. Ma sicuramente una tappa, ma addirittura aspira la maglia Poix, Sì, che la sì, maglia sì, sì. Poix è una maglia prestigiosa per chi la indossa in Francia. E quindi vedremo un grande spettacolo. Quindi da oggi io già sono qui emozionato per vedere questa prima Davanti alla tappa, televisione, che è insomma. una prima tappa importantissima, saranno già i grandi protagonisti del Giro a scontrarsi testa a testa. Va bene, grazie Gigi, Grazie a continuiamo il te, percorso. grazie a te.